L'estate è alle porte e le possibilità di vacanze sono limitate. Ma se sognate l'on the road, il camper è quello che fa per voi. Scopriamo cosa ne pensano i bergamaschi. Si avvicina l'estate, andrai in vacanza? Assolutamente sì. Magari, devo iniziare un percorso di stage lavorativo. Ci sono tanti mezzi di trasporto per raggiungere le mete estive. Ha mai pensato di utilizzare il camper? Per dirti la verità no, normalmente vado in moto. Sì, sarebbe molto bello, solo che non ho il camper. Certo, tutti gli anni ci penso sinceramente, però non sono mai andata in vacanza in camper, ma mi piacerebbe tanto. Quali pensi possano essere i vantaggi di una vacanza in camper? Che puoi andare nel posto che ti piace, per andare nell'ambiente dove non viene nessuno, perché a me non mi piace quando c'è troppa gente. Beh, sicuramente la comodità. E nelle... contatto con la natura più della destinazione, penso sia più importante il viaggio nel camper, lo senti? Secondo un articolo sulle innovazioni nel mondo del camper, le nuove tecnologie hanno reso possibile la creazione di un camper anfibio che può andare anche sull'acqua come una barca. Cosa ne pensa? Quando si fa che sono il primo a partire. Ci sta, perché io di solito vado in Marocco in macchina, no? E quando arrivo in Spagna devo sempre prendere il traghetto, almeno non devo prendere il traghetto, vado direttamente in Marocco. Adesso faremo creare anche a lei il camper dei suoi sogni. Guarda, io ai camper non ci ho mai pensato. Facciamo il portellone e il marmittone. Allora, è un camper che può diventare un elicottero, aeroplano, un sottomarino, magari anche in una bicicletta o una moto. Due casse per la musica all'interno, se no un po' di gente dentro per fare un po' di festa. Poi al momento diventa grande così riesco a parcheggiarlo. Come abbiamo visto, i bergamaschi hanno le più svariate idee sul futuro dei camper. E voi, come creereste il vostro camper dei sogni?